It's here, folks. It's here. Do you mean the release of Oblivion song that was yesterday, Casey? That's not what I meant at all, Brian. Do you mean something that's bigger than a new Skybound book? Because it's not possibly true. Something that is bigger than the Skybound book, yeah. You saying bigger than the entire town of Philadelphia going into the other dimension of Oblivion over 10 years ago and missing 300,000 people who had lives, their own lives, Cassie, something bigger than that? You know what, Brian? It's International Women's Day and I was excited about it, but fine. Yeah, yesterday we dropped our newest book, Oblivion Song, which happens to be created by Mr. Robert Kirkman himself. I just want to take the time to mention that I am a big supporter of International Women's Day. Uh-huh, yeah, you really showed that a second ago. I'm just very excited about Oblivion Song. In honor of the book's release, last week we sat down with co-creator and artist Lorenzo De Felici. And this week, we've got the master of color herself, Annalisa Leone. You could also say that we sat down with Annalisa in honor of International Women's Day, and it's important to celebrate and uplift the contribution of women creators on today of All Days Brian. Woo! It's both. Yeah, you're right, it is both. Guys, roll the interview. Come descriveresti il ruolo di colorista rispetto agli incarici e i doveri e anche le sfide a qualcuno che non è tanto abituato sulla tua industria? Diciamo fa parte di un processo creativo, e solitamente c'è il sceneggiatore che crea appunto una storia, poi il disegnatore che la disegna e il colorista che colora questa storia ed è naturalmente dovrà adattarsi in base a questo tipo di storia, quindi usare un colore più semplice o un colore un po' più complicato. Viene solitamente fatta in digitale, come un lavoro in digitale, e non fa tutto il computer, perché molto spesso pensano che noi coloristi che lavoriamo con il computer viene fatto tutto dal computer, invece per noi è un processo abbastanza lungo. Perché è tutto fatto a mano o...? No, perché noi devi naturalmente fare il lavoro... Viene colorato da te, il computer è solamente un mezzo, come può essere il pennello, l'olio o l'acquerello o un'altra tecnica di colore. Qual è stato il tuo processo creativo durante la creazione del mondo di Oblivion Song? Ci sono elementi concreti che ti ha ispirato rispetto al gamma colori o trai ispirazione dai colori del nostro mondo? O anzi, punti a distinguere l'ambiente di Oblivion Song come qualcosa di diverso? Naturalmente il maggior studio c'è stato sulla dimensione alternativa e su Oblivion, perché dovevamo distinguere in realtà molto bene i due mondi. Per esempio c'è una cosa che ritorna sempre nel mondo di Oblivion ed è questo contrasto tra il verde e il rosso. Per esempio durante il giorno il cielo è sempre verdino, giallo, più verdino, e mentre il fungo, che è questo appunto elemento che ricopre tutto il mondo di Oblivion, quindi è sempre molto visibile, essendo due colori complementari. E durante la sera il cielo diventa più rosso ed esalto molto di più invece questa sorta di bolle che ci sono su questo fungo, che sono verdi. E nello stesso Nathan troviamo questi due colori, c'è l'outfit che è verde militare e il mantello invece che è sempre di questo rosso marrone molto simile al fungo, quindi si mimetizza molto bene in base anche alle scene o al momento del giorno nel mondo di Oblivion. Parliamo anche un po' dei mostri che voi avete creato per questa serie. Allora, le creature del mondo di Oblivion Song sono molto interessanti, soprattutto grazie a Lorenzo. Solitamente Robert dava un'idea generica a Lorenzo sulle creature, magari una sua idea generica, e Lorenzo, partendo da quella, creava qualcosa di fantastico. E lui ha tutti e due i genitori biologi, quindi ha una mentalità molto scientifica. Le creature che ha studiato e che ha creato sono nate
ogni loro parte, ogni loro elemento serve a qualcosa nel mondo di Oblivion. Quindi è tutto molto pensato e studiato. E, naturalmente anche nel colore abbiamo cercato di trasporre questo aspetto, quindi utilizzare dei colori in base al mondo in cui queste creature nascevano. Essendo appunto i colori di Oblivion, del mondo di Oblivion, diversi da quelli del nostro mondo, abbiamo dovuto scegliere anche per gli animali, per le creature, ma anche per la flora, dei colori non terreni, terrestri. Quindi abbiamo scelto colori a volte molto accesi o a volte molto pallidi, che contrastavano con quelli degli animali che conosciamo. E stessa cosa per, insomma, la natura, lo stesso fungo. Abbiamo cercato di fare qualcosa che si integrasse bene con quelle atmosfere e quel mondo, ma che non passasse del tutto inosservato. Quindi appunto abbiamo degli elementi particolari, come delle bolle verdi molto accese, che aiutano a rendere evidente questo fungo che si trova in tutto Oblivion. E allora, ci sono altri, per i lettori di questa serie, ci sono qualche segni, qualche disegni che tu consiglieresti di far notare? Allora, consiglio di guardare bene ogni tavola, perché Lorenzo ha sempre aggiunto qualcosa di particolare nel mondo. È così carico, è pieno di elementi, di creature, che ogni tanto c'è magari una piccola creatura nascosta in un buco, magari c'è... quindi sono interessanti anche da... E divertenti da studiare le pagine di Oblivion. Punto per punto. Sì. Capito. If you enjoyed this interview, remember, it's only a fraction of the full thing. Head on over to our website to catch the whole piece. Pick up your copy of Oblivion Song, issue number 1, at your local comic book shop or on Comixology today. If you haven't checked out last week's interview with Lorenzo, we suggest that you head on over there to get the full skinny on this incredible duo's teamwork and tune back in every week for new Skybound Insider episodes. We got a lot of interviews coming your way, so make sure to keep coming back every Thursday. Give us a like, subscribe, comment, and we'll see y'all next week.